Buongiorno, da un 24 dicembre direi abbastanza freddo e molto soleggiato, quindi una vigilia di Natale molto caratteristica. Questo video vuole essere semplicemente un messaggio di auguri per te, un messaggio che non ti augura in maniera abbastanza ipocrita tanta felicità, perché so benissimo che per alcuni di voi potrà non essere un Natale felice. Quello che io mi auguro per te e per tutti noi che sia quantomeno un Natale sereno, perché credo che la serenità sia un compromesso abbastanza raggiungibile da chiunque, quantomeno per un giorno come quello di Natale. Permettimi di affiancarti un altro concetto, e il concetto è quello del anche io. Non so se ti è mai capitato di fare un ragionamento del genere, te lo spiego con tre esempi molto facili. Il concetto dell'anche io, premetto, è un qualcosa dove già intuitivamente si capisce anche io faccio qualcosa che vedo fare magari a qualcun altro. Questo qualcun altro può essere qualcuno che è avanti a me e di conseguenza io sarò sempre un eterno secondo, o può essere un esempio visto da qualsiasi altra parte, non importa. Dicevo prima tre esempi banali. Allora, nell'ambito di tutti i giorni, noi siamo sicuramente dei figli, quindi molto spesso capita di avere dei comportamenti che sono magari anche inconsciamente tali e quali a quelli dei nostri genitori, perché l'abbiamo sempre visto fare, quindi automaticamente noi facciamo così, quindi anche io faccio così. Non è detto che questa sia la cosa migliore per risolvere magari i nostri problemi in quel momento, quindi bisogna starci attenti. Un altro esempio molto banale è quello nel dire, ad esempio, nell'ambito sportivo, io sono una persona che frequenta la palestra piuttosto che un gruppo di amici che facciamo sport tutti insieme. Siccome un mio amico ha sempre preso un certo tipo di integratori, se anche io faccio così automaticamente è scontato che otterrò gli stessi risultati, piuttosto che se faccio lo stesso allenamento anche io allora otterrò gli stessi risultati allo stesso modo. Cazzata, non è detto assolutamente che sia così e lo sappiamo molto bene. Un altro esempio è quello che se tu ad esempio sei genitore, sicuramente ti sarà capitato almeno una volta nell'esperienza di essere appunto un genitore, di avere dei comportamenti similari a quelli di un tuo parente, di un tuo amico, della tua amica o chiunque essa sia, dove dici se anche io faccio così, siccome con lei barra lui ha funzionato, automaticamente funzionerà anche con me. Ecco, questa cosa ovviamente negli esempi banali non ha una rilevanza così eccessiva, ma se lo facciamo automaticamente e sempre, spesso e volentieri rischiamo magari di essere degli eterni secondi in questo senso e mancare di originalità, mancare di un nostro pensiero proprio, ed è un peccato perché tutti noi abbiamo creatività all'interno del nostro cervello. Quindi l'augurio che ti faccio non è solo quello di un Natale sereno, e l'augurio che faccio appunto a tutti noi è anche quello di trovare o ritrovare una originalità e una personalità mancata. Buon Natale!